Presidente, secondo Speranza Lotti si dovrebbe dimettere, secondo lei? Non so, Speranza è parlamentare, il nostro leader. Io non mi occupo di vicende di questo genere, mi occupo di altre cose. Presidente, però l'inchiesta Consip quanto può incidere sulla tenuta del governo e sul PD stesso? Non lo so, non mi occupo di inchieste. Sono rispettoso della magistratura, non ho mai mescolato le vicende politiche con le vicende giudiziarie in tutta la mia vita. E se la mozione di sfiducia dovesse arrivare in aula, voi di PD come ricordaste al ministro Lotti? Non so, chiederlo ai gruppi parlamentari, diciamo, io non sono in nessuna aula, quindi non saprei dirle. Presidente, ma ora che ha lasciato il PD, lei come si sente? Più sollevato, umanamente come si sente? Mi sento impegnato un po' di più, perché è chiaro che partecipare alla costruzione di un nuovo movimento comporta un impegno. Io credo che fosse a questo punto un atto inevitabile, quindi una scelta che una volta compiuta, nel momento in cui la si compie, sicuramente è una scelta che comporta anche un elemento di sofferenza, ma una volta compiuta uno si sente sollevato, come strappare il cerotto, quando si strappa fa male, però dopo si sta meglio.